davvero a tema migratorio abbiamo bisogno di un ventaglio di azioni diverse. Certo, abbiamo bisogno della pace in Siria, e fatemi dire che il filo di speranza si è aperto da sabato scorso per un cessato il fuoco in quel paese. Abbiamo bisogno di moltiplicare la cooperazione in Africa, abbiamo bisogno di sostenere i paesi dal Libano alla Giordania, alla stessa Turchia, che sono più direttamente centro di accoglienza dei profughi e dei rifugiati. Abbiamo bisogno di condividere a livello europeo un impegno comune e non, ripeto, di scelte unilaterali che mettono a rischio l'Europa intera. Dentro questo ventaglio di iniziative ci sono anche i corridoi umanitari. Io veramente mi auguro che il messaggio che stamattina viene da Roma sia un messaggio contagioso, che ci siano altri paesi in Europa che decidano, alcuni lo stanno facendo, che decidano di seguire questo esempio, altri paesi a livello internazionale. Ho sentito molti chiedere, ma questa non è la soluzione. Non esiste la soluzione. Sul tema delle migrazioni servono diverse soluzioni, diverse risposte. Questa è una delle risposte, e se sarà seguita da tanti paesi a livello internazionale potrà davvero coinvolgere decine e decine di migliaia di persone e dare un contributo anche numericamente rilevante a colpire i trafficanti di esseri umani e le sofferenze del popolo dei rifugiati. Quindi di nuovo grazie ai promotori e agli organizzatori, e benvenuti nei corridoi umanitari organizzati dall'Italia.